piace, bentornati, un piacere, un onore incredibile. Eccoci qua. Volevo fare dei complimenti a qualcuno che vale molto per Coop TV, almeno per me. Allora, ci tengo a precisare questa cosa qui. Non è che lo faccio così tanto per leccare il culo, ma perché è veramente qualcosa alla quale, cioè, che mi fa piacere. Ogni fottuta sera che parte la live, alle 21:30 cascasse il mondo, il primo a scrivere è Garold. Quindi, amico mio, incredibile, complimenti, grazie che sei qua. Ogni sera, da un anno e passa ormai, perché mi sa che da un anno e passa, tu sei sempre presente, è una cosa eccezionale. Wow, grazie, grazie Bestiaccio. E so che ce ne sono tantissimi come lui, malati, che non stanno bene. Piacere Bestiaccio, un piacere, un onore incredibile ogni sera trovarci qua, a fianco a voi. Trovarci io e le mie altre personalità. Ovviamente parlo anche per il maestro. Come state? Come state? Come la va? Tutto bene? Tutto bene? Esatto, sì. Beh, è una cosa molto bella, ragazzi, una cosa veramente figa. Avere la sicurezza che io schiaccio un tastino, parte la live e vi trovo qua ogni sera. È bello, è bello, è bello. È molto bello. Grazie, grazie, grazie. Quanto amore, quanto amore, quanto amore. Però state calmi, state buoni. Adesso è l'ora di piangere perché ci sono notizie che sconvolgono il web. A breve ve le riporto, una dopo l'altra. Stasera però intanto, come da programma, incredibile, questa settimana sta andando esattamente come l'abbiamo programmata. Non so come sia possibile, ma stasera c'è The Door in the Basement, tradotto in italiano, La Porta nel Basamento. Il gioco horror che ci vede protagonisti, scusate, come quello lì che non si fa i cazzi suoi, va nel suo seminterrato, trova una porta e anziché chiamare il geometra, l'architetto e chiedere se è tutto quanto in regola, no, decide di entrarci e finisce in un mondo parallelo orrorifico con, abbiamo visto ragni, scheletri giganti e uomini nudi che ci inseguono. È proprio uno dei miei sogni. Quindi Bestiacce, oggi seconda puntata, forse lo finiamo, forse no, chi lo sa, chi se ne frega, fatto sta che io adesso in bocca ho un'ottima caramella per la gola, al propoli e alla pappa reale, eccezionale ragazzi. Io vi consiglio una roba, se mai avete dell'irritazione alla faringe, alla laringe, prendete un'ape e mettetevela in bocca, così coglietela da un fiore, buonissimo. Adesso è difficile perché c'è la tempesta, però quando ritorna il sole, ritornano i 30 gradi a dicembre, caratteristici ormai delle metropoli, prendete un'ape e mettetevela in bocca, sì, viva, viva, buonissima, eccezionale. Ragazzi, sentite proprio il vero sapore della natura. Quindi, che state facendo? Fate il sapore con l'amore. Era così, no? O era fate l'amore col sapore? Ma come ti viene in mente, te, che sei un pubblicitario, un designer, uno scrittore, un regista, di dire ste minchiate senza senso? Però me lo ricordo, passati 15 anni ancora mi ricordo sta pubblicità, quindi ha funzionato, quindi quell'uomo è un professionista. A Roma c'è un'umidità da morire. Lo so ragazzi, ma se sbiascico perché c'ho la caramella in bocca, non perché sia dislessico o rincoglionito. Qui ci sono i calabroni, vanno benissimo anche quelli. Ma è un po' tipo il tipo di pasta, cioè che, capisci, cioè, gli insetti alati, è come la pasta, c'è cioè chi li preferisce magari la pasta lunga, la pasta corta, la pasta grassa, la pasta stretta. Andrea, grazie mille, ma io non sento l'audio, perché non sento l'audio? Sta andando qui? Aspetta. Ma non vanno le notifiche? Cioè, vi state sabbando, io volevo ringraziarvi, ma non vanno le notifiche e non me ne rendo neanche conto. Kira Dark, grazie mille, Akashiglia, ecco, 12 mesi, allucinante. Il primo anno, no, quasi un anno. No, qua c'è scritto 12 mesi, è un anno pieno. Chi altro? Andrea Racerpius, di nuovo Sara Calvi, incredibile. Otto Valhalla, The Weedman. Ben 10, ma che è stasera? State impazzendo? Bellissimo, bellissimo, uno dietro l'altro. Rosy, ma non va, perché non vanno gli alerts? Che succede oggi a Twitch? Come mai? Non va un cazzo, caratteristico, ma almeno la visuale del gioco funziona? No. Vabbè ragazzi, allora vediamo se il microfono funziona, almeno questo. Prova. Ah! Funzionato? Avete sentito? Funzionano gli acuti? Ora i bassi? Ah! Si sentono? C'è tutta la gamma del suono, si sente? Sì, perfetto, ok. Daniele, grazie mille, Bestiaccia. Nick, chi altro? Boh, basta, vi siete fermati, meno male. Che sennò che imbarazzo. Lili, grazie, Bestiaccia, benvenuti. Alex, Noemi, Johnny, Dennis, Giorgia. 24 Lorn, sarebbe 24 però, perché no? Anglofani, G.I. Ameri, giusto? Sì, giusto? E il Seradino, grazie. Alessia, Roni, Arianna, il postino spaziale, Deluvash,
Daliale, non so leggerti, Cice, no, Cice, 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 non so come si pronunci, Cactusace, grazie mille, Rotvalhalla, bestiace, scusatemi. Ping Pal, sto cercando di non ruttare, ma non ci sto riuscendo. Mazurk, i Mazurk, no, i Mirrorurk, mi vengono in mente quelli di Fallout. Fallout, quel meraviglioso gioco Bethesda. Quando Bethesda sapeva, no, basta, basta. Caffè Caldo, Eledark, poi chi altro? La Sofi, Lore, qualcuno, qualcun altro, qualcuno di nuovo, non c'è qualcuno di nuovo? Sì, Marti 187, poi qualcun altro. I nuovi, scrivete, voi nuovi, vi vedo. Io lo so, io vedo tutto. Basta, fine. Kokeshi, Horizon Ken, Polifemo, Snarfi, Dandelion, SR38, Soundwave, Isabello, Cree e ultimo, ma non ultimo, anche se la sua famiglia mi ha detto il contrario, Cavallo Pazzo 67. Sei ultimo. Bestiaccio, un piacere, un onore, eccoci qua, ben ritrovati nella casa del Signore, che come sapete non è la mia, io l'ho soltanto occupata. Allora, Tigidino, dai, così a manetta, così iniziamo a giocare, partiamo con il successo stratosferico, il successo mondiale, globale che ha fatto questo incredibile gioco che risponde al nome di Mortal Kombat. Mortal Kombat su IGN NGN si prende 3, però attenzione, la versione per Switch, anche se quelli di come cazzo si chiamano, vabbè, gli sviluppatori, non mi viene il nome, perdonatemi, hanno detto che miglioreranno la situazione. Non lo so, sai, non so se effettivamente... Quello che state vedendo lì è uno dei non so parlare, cazzo, stasera, dei... Scusami. Amore, non è che mi porteresti un caffè, perché non so che cazzo sta succedendo al mio cervello, ho bisogno di un impianto di neuroni. Dei frame del gioco, guardate che schifezza, però, e quindi lì posso capire effettivamente che, insomma, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 1, si becchi 3, caratteristico, ci sta. Mi sta portando davvero un caffè, che con la caramella in bocca deve essere delizioso, proviamo. Ci ha sputato dentro, grazie, te l'avevo chiesto con l'urina, però vabbè. No, è merda invece. Brucia qui e brucia lì, brucerà anche dopo, sappiatelo. Condito, sì, condito. Io a scuola che sclero? Lo so, ragazzi, io non so che cazzo dirvi, stasera non funziono. Aspetta, facciamo così. Ecco, via sta cazzo di caramella, fatemi bere un po' d'acqua, perché mi impasta la bocca e non riesco a parlare. Quando ti raserai la barba? Mi fate le stesse domande che mi fa mia madre. Ora, fate voi. Fate il cazzo voi. Detto ciò, altra notizia incredibile è che è successo di nuovo. E io mi vergogno per voi, mi vergogno per loro, ma soprattutto mi vergogno per voi. Incredibile, Cyberpunk si becca di nuovo 9. Perché sapete, non so se lo sapete, ma sta uscendo un DLC di Cyberpunk. E questo DLC di Cyberpunk, che si chiama Phantom Liberty, dovrebbe rivoluzionare il gioco e portarlo a come doveva essere. Il problema è che la valutazione è 9. Lo stesso esatto numero che si è preso al day one, tempo fa, quando uscì Cyberpunk. E tutti sappiamo Cyberpunk come era cazzo conciato. Quindi, di nuovo ritorna qui il mio punto di domanda. Che cazzo sta succedendo alla critica specializzata? È possibile che non siete in grado... Di dare più una valutazione oggettiva ai giochi, o comunque di darci almeno un'idea di quanto valgono al day one questi titoli, perché non è possibile, non è cazzo possibile, matematicamente impossibile, non ha senso, e si beccano di nuovo 9, con Phantom Liberty, e tra l'altro abbiamo anche qui il nostro Idris Elba, che tra l'altro io pensavo avesse gli occhi azzurri, invece no, ce li ha color merda come i miei, e guardate qua che meraviglia, la sua versione ovviamente Cyberpunk 2077 ritorna, l'avete provato? L'avete provato? Tranquilli, non solo avete speso 70 euro per Cyberpunk, ma ne dovete spendere anche altri 30 per questo DLC. Perché tu pensavi fosse gratis? No. Tu pensavi che... Allora, CD Projekt, quando fece The Witcher 3, uscì talmente male su console che per farsi perdonare fece uscire poi un DLC, almeno il primo DLC di The Witcher, completamente gratuito. Invece con Cyberpunk cosa fanno? Ci devi dare 30 euro. 30 dollari, che ovviamente magicamente si trasformano in 30 euro, per poter avere questo Cyberpunk Phantom Liberty. Però ragazzi, questi sono i problemi da primo mondo. Madonna. È disgustoso, è una roba allucinante. Il caffè del PAM, ragazzi. Proprio targato PAM.
Dino oggi, De Mortuari. Adesso mi lancio dalla finestra, anche se sono al primo piano, finisco in mezzo alla strada, molto più facile in questo modo effettivamente, e mi faccio tirare sotto, mi faccio travolgere da un camion che porta specchi. Ok? Non è possibile, ragazzi, non è possibile. Leggete il titolo della live. Solitamente, e questo è un consiglio, anche un po' un mezzo spoiler, il titolo della live concorda con il contenuto della live, quindi se c'è scritto The Door in the Basement, oggi facciamo The Door in the Basement. E va bene, giochiamo a Mortuary Ass stasera, dai, vaffanculo. Game Orco 2. Ah, ciao Daxin, ci sei stasera, pensavo non ci fossi. Ma non hai detto che non c'eri stasera? Vabbè, non sto capendo più un cazzo. Ah no, l'altra sera. Confondo i giorni, confondo i Daxin. E quindi in sostanza questo è. Però non abbiate paura, non bisogna rammaricarci, perché è incredibile, gli sviluppatori ci dicono che Cyberpunk 2077 con il suo nuovo aggiornamento promette che il prossimo aggiornamento, appunto il 2.0, il grande aggiornamento di Cyberpunk, non andrà a sminchiarci i salvataggi. Quasi come se i giocatori non volessero che ciò che hanno fatto fosse cancellato, per che cosa? Per 2 pixel in più. Incredibile, incredibile. Ma c'era almeno la possibilità di modificare, di andare dal barbiere? Perché mi ricordo che in un gioco open world come Cyberpunk non si poteva neanche cambiare i capelli. Cioè tu non potevi andare dal barbiere e farti cambiare i capelli. Cosa che puoi fare in The Witcher, ma non puoi fare in Cyberpunk. Cioè va avanti la tecnologia, ma quando nasci pelato muori stronzo. Non puoi modificarti alla fine del gioco. Come mai? Si può. Voi che avete Cyberpunk e lo giocate tutto il giorno, sapete dirmi se hanno aggiunto questa cosa? Si può cambiare l'aspetto? Sì, puoi cambiare l'aspetto. Ok, ma puoi cambiare l'aspetto? Perché ho visto più che letto qualche puttanata, tipo che puoi modificarti l'armatura ma mantenere sempre lo stesso aspetto. Vabbè che si investono come dei bimbi di 15 anni, cioè nel senso, senza offesa, questi personaggi qua nel gioco però... Sì, può dall'appartamento. Ah, dall'appartamento. E che non ho capito, c'è il barbiere in appartamento? Il DLC di Elden Ring lo sto aspettando. Io non sapevo neanche fosse uscito. Oggi la porta nel basamento, sì. Più o meno. Qual è il gioco più bello che tu abbia mai giocato? Starfield. Ho visto l'anime e mi hanno parlato male di Cyberpunk. L'anime non l'ho visto, ragazzi, non so come sia la serie. Hanno fatto una serie TV su Cyberpunk ed è stata un'enorme mossa commerciale che ha portato la gente a riscaricare il gioco prima di spendere 30 euro. Cioè, guardate che sono dei cazzo di geni, di 30 euro per il DLC. Cioè, rendiamoci conto quanto è geniale questa manovra di marketing, o quanto sia stupida la gente, manovrabile proprio, plasmabile, come Pongo, come Das, perché non è possibile, non è possibile. La serie è bellissima, non mi interessa, il gioco no. Non mi interessa, il gioco no. E vale lo stesso per The Witcher, eh? Il gioco è bellissimo, la serie pure, no. The Witcher è bello, la serie fa cagare. Non è che se è ambientato, non è che se il gioco, non è che se c'è lo stesso titolo allora vuol dire che sono belli entrambi. No, basta farsi prendere per il culo, basta. Come si chiama la serie di Cyberpunk? Cyberpunk. Non ne ho idea. Cyberpunk qualcosa. No, lo so che risulto un po' aggressivo, un po' cinico in questo periodo, che sembra che devo criticare tutto. Però ragazzi, ma ce la sta mettendo tutta per essere incapaci. Itil no! 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 E il tono di voce, un imprinting, deve capire in questo modo. È andata. Ha funzionato. Ha funzionato. Stasera ha funzionato. Cyberpunk Edge Runner, e che vuol dire? Il gabibbo di... Ma la serie su God of War è finita. Ragazzi, c'è YouTube per quello. Porta Demonologist, non dico nulla. Io non dico nulla, però abbiamo in programma qualcosa. Vabbè, bestiacci, allora iniziamo a giocare. C'è qui il no... Itil, veramente, adesso è dietro lo schermo. Itil. Vai a mordere i cavi elettrici. Vai. Sì, bevi l'acqua del... Sì, l'acqua del termosifone. Vai, sì. Vai, sì. Mamma mia, oh. Che colla. E... giochiamo. Si parte, via. Smash. Mi sono abbonata...
Annina, grande, però io non sento più un cazzo, mi dispiace, quindi non so perché non partono le notifiche. Chiedo scusa, chiedo venia, chiedo perdono, non sta partendo il gioco, non sta funzionando Twitch, eppure siamo qui, eppur si streama, diceva il famoso bardo. Eccoci, guarda. Oh, guarda, oh, load game. 13 sep. Sì, quindi è quello, 20:23 alle 23. Che ansia! Che ansia! È il segno del destino, guardate! 2023 alle 23 ho chiuso esattamente la live, il 13 poi. Ma che ansia! Se non ci accade niente, guarda. Allora, com'è l'audio? Datemi un feedback. Si sentono i passi? Si sentono? Gli alieni. Cosa? Ah sì, è vero, ma ho sentito dire che dovrebbero atterrare da un momento all'altro. Dicevano che c'era una data specifica in cui... Invece no, è una puttanata. Peccato, ci credevo molto. Eccoci. Allora, l'ora. Abbastanza claustrofobico. Con C ci si crouncia. Delle maschere, va bene. E un tunnel, mi ci infilo. Posso correre? Mentre sono in crouch? No, non posso. Qui abbiamo, non so se sono candele o funghi, in entrambi i casi mi inquietano. Lì c'è una gamba, bene. E basta, tu di nuovo? Figa. Vabbè, finché sono pacifici... Ci parlo? Che faccio? Ci parlo. Ma le gambe sono le tue? Le spine mi fa male? No. Buonasera. Lo sente anche lei questo suono? Harry Harry, he'll make you bitter. Harry Harry, he'll make you bitter. Eh? Che è stato? Ok, resta un attimo qui, eh? Resta un attimo qui. Io controllo un attimo la zona. Questi funghi sono bellissimi. Questi funghi lanterna. Li chiamerò così, funghi lanterna. Li ho scoperti io, cazzo. Qui abbiamo un busto. Un'altra gamba. Allora io vado, eh? Ok, non mi fa compagnia l'amico. Le catene si muovono da sole come l'altra volta, no? Spero. No, pare di no. Bonnie. Il tizio dietro di me? No? Guardate la fisica. La fisica degli elementi. Guardate, guardate come le catene si muovono al nostro passaggio. Ecco, mi sono appena arpionato una palpebra. Bene. Che c'è qua? Madonna, che è? E là? Un magazzino di pezzi di corpo. Ah, ma sono maschere. Vabbè, sono dei manichini. Lo sapete che io non ho paura di niente, tranne che dei manichini. Che sono una metafora della società, ovviamente. La società in cui viviamo. The handle is missing. Bene, non possiamo più andare avanti, quindi direi di chiudere e continuiamo la prossima volta. Non devo scendere qui, vero? Non devo scendere qui. No, non mi far scendere qui. Ma io non ho una torcia. I don't have a flashlight. Non ho ancora trovato una torcia, però all'inizio del gioco c'era una torcia. Cosa c'è lì? Nada. Ok, con calma. Piano, eh? Allora, la prima parte del gioco mi è riuscita a incuriosirmi. Vediamo se mantiene la presa su di noi il titolo. Non lo so, devo vedere un attimino, perché non vorrei che a una certa perda un po' di brivido e mi si ammoscia il gioco, intendo. Ah! No! Aiuto! Fermi! Aiuto! Sì, fermi! È qua? No, perché? No, aspetta! Non voglio farti male, aspetta! No, che è? È un manichino! È metà uomo, metà manichino! Orca miseria! Non sa saltare, ne approfitto, vado! Ho il controllo, ragazzi, ho il controllo! Celere! Performante! Scattante! Veloce! L'ho presa! Dov'è? Sta arrivando.
orco. Allora, vedete, vedete, anche lui affascinato dal concetto delle protesi ha deciso di recidersi braccio e gambe per poter essere più performante ed esteticamente superiore, per far capire agli altri esseri umani quello che è il percorso evolutivo della specie, ossia migliorarsi. E miglioriamoci. E miglioriamoci, dico io. In fila! No, c'è... No! L'ha schivato! Aspetta! No! No! Beh, però... Comunque un'intelligenza artificiale migliore di Starfield. Aspetta! Scherzavo! No, no, no! Allora, con calma. Con calma. Con calma. Parkour, comunque. Vabbè, per adesso è abbastanza innocuo, nel senso, cioè, ci insegue. Ci prova, più che altro. Però, voglio dire, adesso, una persona che arriva senza braccio, senza gamba, con un coltello in mano, sulla mano sbagliata, cioè... Veloce, 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 veloce. Non voglio guardare, veloce, veloce, veloce. Sta arrivando, veloce, veloce. Non voglio... Corri! Porco due, che ansia! Aia, fermati! No, no, no! No, che ci crepo! Corri! Dai, rigenera i tessuti, su, coraggio, so che sei un supereroe, fallo, oh! Ma quante gambe ho? Sento 15 passi. Dov'è? Ma è lento. È lento, è lento. Ok, manovella girata, quindi abbiamo la strada aperta. Ok, con calma, con calma. Con calma. Ah, ma abbiamo la stamina? La stamina? Ma dove è andato? Vabbè, non ci insegue più, ragazzi. L'ho scoraggiato. Vabbè. I proceed. Altro nuovo dispositivo Apple. Madonna. Ah, c'è una porta. È un salvataggio? Mi sa di sì. Buono. Ok, a posto. Continuiamo a vedere sempre più manifesti, non ho mai capito il senso di sta roba, e ci sono sempre più persone sulla bacheca qua, si è aggiunta questa foto qui. Che diavolo è? E comunque è una pixel art fatta proprio ad hoc, perché comunque riesci a capire i dettagli delle cose, ma non riesci bene, cioè non riesci a distinguerle benissimo, però riesci a capire un po'. E, vabbè, procediamo, ragazzi. È la Britney Spears, tipo. È Britney, sì, 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 sì. Britney Beach, si chiama così, no? Lo diceva nella canzone. No. Che cazzo era, un gufo? Non ne ho mai visto uno dal vivo. Sono alti 15 metri, no? Ma questo non è quello che si mangiava? Questa era mano che... Scusi? Buonasera! Però... Che fa? È casa sua questa? L'ha addobbata bene, direi. Eccoci qua. Ah! The Dollmaker, il creatore di bambole. What exquisite part you have. Che parti squisite che hai. Puoi togliermi tutto, tranne il mio pisello, il mio braille. You'll make a fine addition to my collection. Ah, se già... Cioè, beh, ha già deciso cosa fare di noi. I'll get you as soon as my done here. Don't go anywhere. Ah, ci prenderà appena finirà qui. Non dobbiamo andare da nessuna parte. Va bene. Mi piacciono le tre dita che hai. Ma aspetta, ma è effettivamente uno degli alieni messicani. È lui. Salve, salve. Molto educato, comunque. Allora, mi ha detto che appena finito qua ci acciuffa e ci smembra. A sto punto, noi non diamogli questa occasione. Corro.
posso. Ah no, ok, c'era. Pensavo ci fosse un muro invisibile. Allora io vado, eh. Allora io sto andando, eh. Ok. Oh! Oh! Che cazzo? Però io non so più cosa guardare, non so più dove girarmi. Perfetto. La luce va e viene, credo che i funghi funzionino... Sì, esatto, tipo il rilevatore di movimenti. Se mi muovo si accende. Fastidiosissima, tecnologia più fastidiosa al mondo. Quella e il clap per accendere le luci. Guarda, aspetta, 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 vediamo se funziona. Funziona anche col fischio, guarda. Eh? A posto, direi. Non mi aggrediranno mai. È ovvio. Ma sei più basso del solito. Allora, immagino che io debba memorizzare dove andare. Giusto? Chiedo a lui. E a quel punto correre. Via. Madonna! Che? Ho stretto veramente tutto ciò che posso stringere. Non sta succedendo un cazzo, è quello il problema. Cos'è? Questa è in punizione. Ehi? No, ma puoi stare anche comodo lì, eh? Ho l'istinto proprio quello primordiale di baciarlo, non so perché. Ah, ci sono due strade! Allora, aspettala. Questa dove porta? Arca! Vedi, uno ride e scherza quando poi vede che effettivamente questi non sono manichini, ma sono esseri umani. Interrogatorio tattico? E come lo minaccio? Non ho strumenti con me. Lo picchio con la sua stessa... Ah, lo picchio col braccio, guarda. Beh, è un manichino, posso minacciare... Lo smonto. Minaccia peggiore che puoi fare un manichino. Ti smonto. Ti smonto. Però non mi sta inseguendo nessuno. Non capisco. Io lo so che prima o poi mi inseguiranno in 10 a farmi la festa. Io lo so. Quante cazzo di strade. Dove devo andare, ragazzi? Mi sto perdendo. Ma non l'ho già vista quella roba lì? Che c'era il busto là? Non ci siamo già stati qua? Boh, vado di qua, io non lo so. Patient Benjamin Taylor. The patient, il paziente, quello che appunto aspetta, è appunto per questo che è un paziente, has had several group therapy session and his condition does not appear to be improving. Bene, ha avuto delle severe... Ha fatto un gruppo di terapia, però, delle sessioni di terapia di gruppo, però, a quanto pare, non è migliorato. We will continue... these sessions for a few more weeks, but if there is no clear improvement, I will be being administering EMDR treatment. Che vuol dire? EMDR, che cazzo vuol dire? I could prescribe Ben some antidepressant to aid in his recovery. È un pazzo demente, questo c'è scritto, ragazzi, in sintesi, e gli hanno dato gli vogliono prescrivere il trattamento EMDR, che non so che cosa significhi, non mi interessa saperlo. È lui il pazzo demente. È lui. Guarda, un pesce nella rete. Posso parlarti?
Ce n'è più di uno. Vabbè, finché c'è una recinzione tra me e loro. Salve. La posso parlarci? No. E sta lì, mi fissano. Ok. Come va? Immagino che su di loro il dollmaker stia facendo esperimenti. Io sento passi. Io sento passi. Erano i suoi. Che cazzo è sta roba? No. No, eh. Con te posso parlare, immagino. No, non posso parlare con lui. Secondo me ora parte una di quelle orge. Ma no, no. Utilizza la stimolazione. Aspetta. EMDR utilizza la stimolazione bilaterale alternata. Che cazzo vuol dire? Lo attaccano alla corrente? Oculare, tattile e acustica. Somministrata da uno psicoterapeuta esperto. Per non dire un pazzo. Omicida. Per rielaborare il ricordo dell'esperienza che è stata negativa o traumatica da un punto di vista emotivo. Grazie Garrod per la spiegazione, quindi di conseguenza... Che è successo? Quindi insomma in sostanza ti torturano perché così tu possa ricordare, tipo, che ne so, torna dal Vietnam e dicono mi hanno torturato con dei chiodi sotto i piedi. Quindi per farti poi rivivere l'esperienza, tu andrai lì a fare la terapia su un letto di chiodi in sostanza. Parlami della tua esperienza, dimmi che cosa hai vissuto. Non mi stai inseguendo. Se mi affaccio e la faccia è troppo vicina alla mia faccia, volo. Che cazzo è che non mi fa passare? Stai lì, eh? Che cazzo succede? Aspettami! No! Dovevo salire lì, vero? Ho paura. C'ho l'ansia. Sali! Ok. Oddio, non so cosa è peggio. Vabbè, mi tuffo. Tipo sommozzatore, al contrario. Boh, superato un altro livello? Ah. E scusami, è il Dollmaker, perdonami, che è una figura che abbiamo visto un po' per tutto il gioco. Non ci ha fatto nulla. Ci ha detto semplicemente aspettaci lì. Ci ha detto solo che voleva collezionare delle parti del nostro corpo. I lobi delle orecchie. Morbidi. Ottimi per la masticazione, ragazzi. Caratteristici suoni, stanno spogliando i muri nel mentre. Olè! Sarebbe gradito l'ausilio di una torcia, ma così, eh? Sì? Tubature che non portano a nulla, tra l'altro. Merda, è troppo buio. Continuo my search for Zoe. Ah, è vero che stava cercando Zoe, il nostro Marcus. I've come across a lot of machinery. It seems so out of place. Place. What's the purpose behind the machinery? Who build it? Vabbè, chi ha costruito queste macchine? Qual è lo scopo di queste macchine? I've tried questioning the inhabitants. Ho provato a chiedere agli abitanti del posto, ma nessuno di loro voleva darmi una fottuta risposta. Fottuta l'ho aggiunto io, molto più americano. Don't worry about it, they said. Vabbè, non preoccuparti di sta roba. Continua per la tua strada. How much do they know, Marcus? Vabbè, non sanno un cazzo, in realtà sanno più del previsto. Oppure, come noi, sono dei pazzi che sono finiti nel basamento. Salve!
Ci sono due porte, eh. Questa porta non porta al cinema. C'è del sangue che non cola. Sembra di essere ritornati all'inizio del gioco. No. Ok, 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 ok. No, 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 no. Che è stato? Ehi! Chi cazzo è che sfoglia il Vangelo a quest'ora? State fermi! A posto? Ehi là? Minchia, minchia. Piano, eh? Piano, eh? Piano, eh? Così. Così. No, no, no. No, no, no. Madonna, l'ansia. Sto gioco è fatto bene, dico solo questo. Sto gioco è fatto bene. Ok. C'è stato un caricamento, un leggero lag. Non è positivo. Tanta luce. Quindi non ho paura. Bello però l'effetto, ma mi piace molto. La grafica, questa è merda. Questa è palesemente merda. Ecco, diciamo che se il mostro mi dovesse mangiare, questo sarà il risultato successivamente, quindi non glielo consiglio. Sono pieno di conservanti. Benjamin Taylor, I have prescribed small doses of antidepressants. Vabbè, si è infilato gli antidepressivi che gli hanno somministrato per la MDR, treatment. The combination of medical... medication and this new treatment have been quite successful as Ben and seems much calmer during our session. Ah, quindi sono riusciti a calmarlo il povero Ben. While recording the events of Green Valley Forest. Ah, è vero! È vero, per chi non ha visto l'altra puntata, la Green Valley Forest è una vallata foresta verde. Fine. Still experiencing continuing the treatment for the next weekend. Vabbè, in sostanza ha risposto bene al trattamento, quindi hanno trovato una cura, sono riusciti a calmarlo bene o male. Il problema è che io ho come la sensazione che questo pazzo furioso mi stia aspettando dietro l'angolo. Ne è vero? Sembra che io debba andare di qua e andiamo. Ah, troppo stretto. Ah, troppo largo. Troppo alto. Dorothy. La radio è spenta. Meglio. Di nuovo la gabbia. E là? Chi c'è qua? Madonna mia, ma perché sti suoni? Quindi a sto punto, ragazzi, mi viene da chiedere, ma Marcus sarà... che è il tizio che si è perso? È lo stesso paziente che, di cui parla il dottore? È lui? È tutto un gigolo gigolo della mente? È tutto uno scherzo, secondo voi? Era Alice, non Dorothy? De che? No, che Alice? Mica Alice nel Paese delle Meraviglie. Dorothy, quella che si metteva sui letti. E prima l'orso era... prima il letto era troppo duro, poi il letto era troppo morbido. Che cazzo era Alice? Era Dorothy. Il paziente si chiamava Benjamin. Era Riccioli d'Oro. E Dorothy non è Riccioli d'Oro. Cazzo, Dorothy, Dorothy! Ma Dorothy allora chi cazzo è? Figa, Dorothy mi viene in mente il Riccioli d'Oro, no? Era del mago di Oz, eh! Ehi, sì, era anche del mago di Oz, ma ce n'era un'altra di Dorothy. Cioè, quindi Dorothy è solo del mago di Oz. Ma Riccioli d'Oro non si chiamava Dorothy? Riccioli Dorothy, vedi? Nome e cognome, italo-americana, tra l'altro. Ma ragazzi, informatevi su Google, se... ma sei sposata da poco col famoso attore? Dai, però! Un po' di gossip! Come no, Dino?
Vabbè, riccioli Dorothy, sempre stata così. Fate voi. Va tutto bene. Calmi. Calmi. È un po' buio qui. It's too dark? Ma adesso te ne accorgi? Ah, le porte non si aprono, vuol dire che c'è qualcuno dietro. Cristo, no! No, 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 no. Salve. La luce! È molto peggio. Oh, no, no, vedi? 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 È molto peggio con la luce. Buttala giù. Buttala giù. Ehi là, ehi là, ehi là, ehi là. Allora, il test della scogliosi? Sì, sei dritto, funzioni, dai. Madonna santa. Questa porta non si apre, di nuovo un'altra porta che non porta. Read. I've met some strange people down here, but no one them is particularly unwarming. Ok? I never actually met them face to face. I've been able to speak to them through a small grate along the wall at various locations. They're seeking harm. Ah, beh, sta parlando. Quindi allora. No, questo qua però è del livello precedente. They claim to know secrets about this place. Dice di aver parlato con delle persone dietro una grata che avevano i pezzi del corpo, appunto, delle protesi, ecco. They claim to know secrets about this place, but refuse to tell me anything. Scusate tantissimo. Until I bring them eyes. Ah, già, gli occhi. Cazzo, è vero, dobbiamo prendere degli occhi. E chi se lo ricordava? But what if... Marcus. Guarda, meno male che mi giro piano, che è la regola numero 3 degli horror. Meno male. Meno male. Complimenti per il collo taurino. Smettila! Smettila di seguirmi. Cucu. Cucu. Che puttana. Vedi, è lei Dorothy. Ho vinto. E quello? Si apre. Salvataggio. 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 Ok. Boom. A posto. Molto celere, tra l'altro. Mi piace. In effetti è riccioli d'oro. Vedi? Allora, ovviamente abbiamo triggerato una sorta di qualche evento magico. Dobbiamo andare con la porta dove c'è scritto It's too dark. Vado. Guarda, sono molto tentato di chiudere. Ma no, ma che bring... No, no, la luce la tengo accesa per sempre. Sono molto tentato di chiudere gli occhi. Allora, se ci dice che la luce dobbiamo spegnerla, mi viene da pensare che probabilmente ci saranno creature che si triggerano con le fonti di luce. Qualcuno di fotosensibile. Ah! Un po' come me. Io non sopporto questo gioco più che altro perché l'audio non ha senso. Io lì non mi ci bagno. Bello però. Sembra rilassante. E va bene, solo un tuffo. Non posso. L'acqua è fatta benissimo, ma che roba? Cazzarola, ragazzi, l'acqua è fatta da Dio. Madonna. La valvola? Dici che serve la valvola? Vediamo, magari poi mi servirà in futuro. No. Che cazzo è stato? Un altro biglietto.
Everyone down here seems unable to unwilling to talk about what is going on. Vabbè, nessuno, sembra che quella delle persone qui non riescano a parlare di quello che sta succedendo qua. But occasionally a piece of information split out. Ma occasionalmente sputano un'informazione nel mio occhio proprio. When questioning one of the inhabitants about the machinery and what purpose it serves, they actually respond, the pipes siphon water to the... No, dai, questo qua non è. Questo non era il classico scricchiolio delle assi di legno della casa vecchia di nonna, figa. Questa era tutta la nonna. Dai, che suoni sono, però? Se non c'è niente, non mi mettere sti. Senti? C'è qualcuno che si fa le passeggiate qua. It's the first current sentence I have heard. Vabbè, quindi le sifoni delle pipe d'acqua. Incredibile. Water to the abattoir. Freddy Krueger che si affila agli artigli. Nel mentre poi... Buonasera. E là? Vabbè, devo seguire le pipe. E andiamo. Lasciamolo lì, in pace, ai suoi pensieri. Non c'ho voglia. Ah, mi sa parlare. Speak. Non andare nell'acqua. E tu chi cazzo sei per dirmi cosa devo fare? Vabbè, come faccio a dir di no a quegli occhi? Si possono spegnere queste luci? Dai, queste possono girare queste valvole? Ho sbagliato tutto nel mio cervello. Non andare nell'acqua. Ok. Tu non mi seguire e siamo amici. Ma non posso prendere un martello e fare una strage? Lì ce n'è uno. Che è sta roba? Un occhio! Discarded Haye. Dovevamo prenderne due, se non sbaglio. Ne abbiamo trovato uno. Porca di quella miseria schifa! Sì? Siamo dall'altra parte. Chiudi qua. Un po' di sete. Ok. Non andare nell'acqua. No! Pare che io non abbia altra scelta. No! Non c'è cretino! Cretino! Ha fatto in automatico! Io non volevo, volevo solo sbirciare prima! Che ansia! Non ci riesco, ragazzi, non ci riesco così. Non con sti suoni, poi. Fa in automatico, guarda! Non lo fa più. Oh. Vedi? Che cos'è? Non sono in grado. Non andare nell'acqua, non andare nell'acqua. Ha detto non andare nell'acqua. Ah. Ma quanto è fatto bene, guardate che grafica però. Oh. Cioè sono tre pixel in croce, eh. Qualcosa si muove. Che è stato? Sanguisughe? I ratti? Corri! Non ti girare! Ah. Ok. 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 No! Si sta tuffando qualcosa in acqua? Che cos'è sto su? Ehi! Tutto a posto? Cos'è sto suono? Non c'è niente! Bugie! Bugie! No, non ce la faccio. Allora, devo capire dove è l'altra... come si chiama? L'altra scala. Ce n'era una di qua e forse una di là. Minchia. 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 Non andare nell'acqua, non andare nell'acqua. Non andare nell'acqua, non ce la faccio. Non ci riesco. Non ci riesco. Ok. Ok.
Non andare nell'acqua, non andare nell'acqua, non andare nell'acqua. No, 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 no. C'è qualcosa nell'acqua, c'è qualcosa nell'acqua, c'è qualcosa nell'acqua. A parte me, che cazzo sono sti suoni? Non ci riesco. Non ce la faccio. Cosa cazzo ho visto? C'è qualcuno lì, c'è qualcuno lì sotto la scala. Io devo andare di là e ce l'ho lì davanti. Come faccio? Va bene, ragazzi, dai, boh, basta, basta. Coraggio, coraggio. Tenete aperti gli occhi. Spalancati. Non è successo niente, visto, visto, visto. Come un cerotto, via. E mo? E mo? E mo? Porca pu... E vabbè... Sbaglio i tasti, perdonatemi. Madonna... Allora, uno, due, questa è l'ultima. Va bene, va bene. Ma l'acqua sta aumentando. Ma sta aumentando il livello dell'acqua? O sono pazzo io? Le abbiamo accese tutte? Io non lo so. Credo di sì. Le porte qui non si possono aprire. Ma cos'è un salmone pinna gialla? Che cazzo è? È qualcosa che non vedo. Ma viene da là sopra? Pessima idea, pessima idea. È davanti a me. Devo andare lì. Pessima idea. Stiamo per avere un jumpscare! Io non avrò paura! Perché sono ormai un professionista, consapevole anche. Oh! Ho vinto. Ma scusa, adesso? Cioè, e adesso? Si è svuotata l'altra vasca? Ah, ok. Non andare nell'acqua. Ti è. Facciamo così, scusami, Scusami, A posto. Eh sì, pare si sia svuotata quest'altra vasca. Ora, la mia domanda è... Non riesco a scendere, ragazzi. Ma posso salvare? Qua c'era un salvataggio, se non sbaglio. Che è sto suono? Qua non c'era un salvataggio. No, non c'è più un salvataggio. Mi ricordavo ci fosse un salvataggio. Vabbè, sti cazzi. Ora, se non sbaglio... Sì, ok, proprio l'acqua è andata via. Ok, ci sono due tubi. Dove andiamo? Destra o sinistra, ragazzi? Scegliete voi. Ok, sono tre i tubi. Ok. Credo che qua non si possa andare. Esatto. Si può andare soltanto là. Come non detto. Come non detto. Volevo momentaneamente prendermi una pausa e lasciar pensare a voi, lasciar fare a voi. Intestino. Oh. Un passaggio fondamentale per il nostro benessere, troppo spesso sottovalutato. Un intestino pulito. Ah. Ah. Pulisce anche l'anima. Un dentista su 10 consiglia. Ai 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 ai. Ok? Basta che non ci sia l'acqua. Non c'è l'acqua? Ma scusa. Ma scusami. È abbastanza... Va bene che...
è abbastanza labirintica. Ma non ci siamo già stati qua? No, è diverso perché non c'è tubo dall'altra parte. E va bene. Io non sto capendo più un cazzo. La porta è chiusa, ok? Allora vado in modalità hashish, modalità apatico. Non provo più nulla, guardate. Guardate. Non provo più niente. Non ho terrore, non ho paura. Incredibile, indago, mi muovo anche abbastanza velocemente. Ignoro il pericolo, perché sono io il pericolo. Sono loro che sono rinchiusi con me. Il gioco ha caricato per l'ennesima volta, non va bene. Troppo stretto. Troppo stretto. Troppo stretto. Ok, memorizziamo bene le cose, ragazzi, perché secondo me qua dovremmo tornare. Arci, ma dall'altra parte! Parte, parte, parte. Che cazzo? Credo che il tubo abbia ceduto. Così, Non sono un esperto. Non sono un idraulico, però. E mo? Ma che cazzo? Pessima, pessima situazione. Allora, dov'è? L'acqua arriva da lì. Allora, rotate. Rotate, veloce. Veloce ancora. Ruota, ruota. Ok, poi l'acqua va di là. Scende giù dall'altra parte. Falla scendere giù di qua. Perfetto. No, beh, ma sale di là. Sale di là. Sale di là. Giralo. Giralo. Giralo ancora. E no, è sbagliato. È sbagliato. Scende giù di qua. Lo ruota da quella parte. Perfetto. Ruotalo di là. Veloce. È facile, è facile. È facile. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Muoviti. Muoviti. Così. Così. Ok, non credo che funzioni così la fisica. La fisica dei fluidi, però. Però. Preferivo l'acqua, preferivo l'acqua. Che cazzo è? Il magazzino dell'orto fruttifero, io non ce la faccio, io non ce la faccio. Esco, porca puttana! Ah, tu, sei tu. Tu volevi l'occhio. Secret for the eyes. You hand over an eye you found. Secret for the eyes. The inhabitants of this place do what they can do. They can feed it, but it's very old and the task is never ending. For as long as you are a world exist. Ah, quindi gli abitanti di questo posto stanno nutrendo questa creatura antica dall'alba dei tempi. Ok, va bene. Quindi loro servono a nutrire, ma si nutrono, cioè questa bestia si nutre come? Della loro carne? E va bene. La tecnica dell'apatico ha funzionato al 100%, ragazzi, infatti non ho avuto paura per ben 5 secondi. Mi piacciono le porte che non portano, perché non ci sono pericoli lì. Vedi, tipo qua. Non posso andare da nessuna parte. Ne avevo più di uno, di occhio. Che è stato? Perché dovete distrarmi? Posso dargliene un altro? Eh sì. The way is open only to those who have witnessed the unnatural. Ah, la via si apre a coloro che hanno, come si chiama, hanno assistito all'innaturale, al paranormale. Only the eyes of one who has seen beyond their world can see the door and only the witness may cross the threshold. It's called to them. Veniamo chiamati proprio da questa sorta di universo di conseguenza. Perciò il nostro protagonista, il cui nome non sappiamo, chiamiamolo Salsiccia, ha visto coi suoi occhi l'innaturale. Incredibile. Incredibile. Anche noi nel corso di questo 2022-2023 abbiamo visto l'innaturale. Sapete benissimo a che cosa mi sto riferendo, ma non posso dirlo. E quindi potrò un giorno trovare una porta nel mio basamento, nel mio seminterrato. Va bene.
Ok, caricamento. Caricando. Minchia, però è pieno di stanze, non va bene. Apri veloce. Chiudi. Che... Senti, facciamo che salvi prima, va. Sì, chiudi, bra. Che cazzo è stato? Chiaramente ho sentito dei passi. Perché sto andando di qua? Io non ci voglio venire qua. Mi fai tornare indietro, per favore? Prima devo capire dove cazzo mi trovo. Che è successo? Ah, ok. Madonna. Vediamo, cerchiamo prima di capire cosa c'è qui, eh. Ok, è bloccata, quindi ci serve una chiave. Va bene. Come sta andando? Mi sta affascinando molto, ma mi sta anche cagando molto in... Cioè, devo essere sincero, è fatto bene. Me lo aspettavo più un giochino da 3 soldi. Invece vale tutti i 20 euro che ho speso. Per adesso, lato horror, poi... Poi fate voi. Salve. Ma cazzo. Paio di... Non so, di asset diversi per i vestiti. Gli occhi sono la cosa che più mi rilassa di loro. Eccoci qua. Bene. La gabbia per i folli. Che è stato? Le scatole che giocano a carte. Caratteristico suono. Che leggono giornale nel mentre che i tubi bisbigliano. Psst, ehi tu. Caratteristico. The abattoir. I know it sounded important, but when I returned to the inhabitat that initially mentioned it, I found them dead. Come? Va bene. Quindi quelli che hanno parlato dell'abattoir, che si può tradurre nell'abbattatoio, sono morti. Perfetto. Apparently someone or something doesn't want people talking about that place. Vabbè, come abbiamo letto prima, di conseguenza se questi devono nutrire questa sorta di entità antica all'abbattitoio, immagino vengano abbattuti. A meno che loro servono questa entità portando la gente che ha visto il paranormale in questo appunto universo, che poi vengono uccisi e dati da mangiare alla bestia. La verità qual è? Che dovrei smetterla di farmi queste seghe mentali e concentrarmi sul gioco, anche perché uno è dietro di me, due effettivamente la trama poi volgerà al termine. I have a lead, if I can't find my way to the abattoir I might be able to find Zoe. Ah, quindi secondo Marcus Zoe si trova all'abbattatoio. Va bene, la gabbia mi ha terrorizzato per un istante. Il cuore mi si è chiuso in una morsa. Va bene. Ha senso, sì, assolutamente. Ha molto senso. Beh, si è svegliato un giorno la sua amata Zoe, l'unica altra tizia che ha trovato qua, nel basamento. Non c'era più. Ok, è occupato. Scusa. Va bene. Prossima volta busso, eh? Ok. Madonna. E tu? E tu c'eri qua? Sono silenziosi. Come i piccioni. Però basta, per favore, con questi jumpscare. No. Allora, intanto, chiudi la porta. Non c'è la porta. Un problema in meno. Permesso! Ehi là! Minchiaia. Ehi là. Va bene?
un tombino, perché? E una chiave? Oh cazzo! Non mi ha visto, tranquilli, non mi ha visto. Ok, 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 chiudi la porta, via, via. Chiave per che cosa? Chiave per che cosa? Chiave per dove? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Chiave per dove? Dove cazzo vado? Apri, apri. Cos'era quello? Cos'era quello? Ah, è la chiave per di qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Salva, salva, salva. Oh. Ottimo, ottimo. Abbiamo la chiave. Abbiamo la chiave. Ora, che avete visto che aveva quattro braccia? Olè. No, 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 no. Perché tutte ste stanze dove posso infilarmi? Non è buono. Non è cosa buona. Un altro occhio. Altri indizi. Non erano braccia? E io ne ho viste tre di braccia. Oh, 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 ehi! Chi è che fa sto cazzo di suono? Erano tre gambe! Che succede? Che succede? Apri! Apri. Ah. Ok? Vedi? Secondo me le persone le tengono chiuse qua dentro. Così, eh? Ad occhio. A intuito. E considerando che i denti sono fatti dello stesso materiale dei sogni, come potete vedere, con tanta buona volontà si è in grado anche di masticare l'acciaio per liberarsi. Vedete? Incredibile, ragazzi. Incredibile. Se hai trovato l'occhio, torna dalla mano. Tornaci tu dalla mano. Considerando che tra me e la mano c'è quel coso. I finally found Zoe. Ah, but something has happened to her. L'ho trovata, ma qualcosa gli è accaduto. She's like them now. Ah, blank featureless ask. È come loro adesso. Una coperta senza emozioni, aschi. Ok. But is as Zoe knife. Come ha il coltello di Zoe? The only words of her mouth, don't worry about it. Did they all used to be normal ones? Eh sì, erano tutti normali un tempo, immagino. The same things going to happen to me. Have to get out of here fast. Marcus. Quindi ha trovato la cara Zoe, ma la cara Zoe non è più quella di una volta. Salve. Buoni. C'è un buco nel muro. C'è un glorioso buco nel muro. Ci andiamo dopo. Ok, la porta qua è chiusa, dobbiamo andare per forza di là. Non mi piace questo livello al buio. Chiudi qua. Chiudi qua. Grazie. Spegni sta merda. Ok, ok. Nel mentre sembra che siamo dentro ai rimasugli del Titanic qua. Va bene. Si scende? Ok, si scende. Tutto molto silenzioso. Non va bene. Non va bene. Non va bene. Che è? Dove cazzo vado? Destra o sinistra? Beh, se frana a destra, io vado a sinistra. Mi sembra naturale. Porca trota. Ok, siamo all'interno di una miniera. Mi serve un canarino. E una luce, un piccone e ci siamo. Non so se lo sapete, ragazzi, in miniera si portavano i canarini perché qualora iniziassero a cinguettare voleva dire che stava per crollare tutto. Perché a quanto pare non bastava notare che le pareti iniziavano a perdere pezzi di pietra, no? Serviva che un uccellino facesse tss, 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 per farti capire che tutto stava andando a puttane. Ragazzi. Non era per il gas, stessa roba. È uguale. Se esce del gas, cadono giù le pareti. Ho vinto.
Dove siamo? Mines. Buono. Mines seta ultra. Io di là no. No, di là non ci vado. Andiamo verso la luce. Piccone. Non posso usare un piccone? E figurati. Vado, eh. Bene, mi si sta fulminando anche la lampadina. Vabbè, è abbastanza lineare comunque. Mi sono perso. Mi sono perso. Cos'è stato? Non ti girare. Non ti girare, vai avanti. Non ti girare, vai avanti. Vai avanti, non ti girare. Non ti girare. Non ti girare. È il ragno, c'è il ragno, c'è il ragno. L'ho visto, t'ho visto. No, 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 non ti temo. Guidami. Guidami, o ragno. O aracnide, portami. Verso la soluzione. Per favore. Per favore. Non so dove cazzo sto andando. Ah. Oh, toh. Ho vinto. Va bene. Siamo fuori? Dove cazzo siamo finiti? E tutto questo nel mio seminterrato, eh? Beh, il valore immobiliare si è alzato tantissimo della nostra... nella nostra casetta. Che cazzo è Batman? Ho sentito un battito d'ali. Un altro nudo. Salve. Che diavolo? È l'abbattitoio? Chiedo a lei, eh. Into the metal box, see no more. S-O-S. Into the metal box. Che cazzo vuol dire? Ok, qua bisogna trovare un'altra valvola. Che diavolo serve sta roba? Ma è pieno, è enorme sto posto. The ladder is broken. Ah, c'è una scala qui. Però è rotta. C'era una scala. Ok, allora, con calma. Sembra familiare questo posto. E beh, quelle sono persone. Quello è un cancello. Quelle non sono docce. Vabbè, io do il massimo, poi vediamo. Allora. Dove cazzo? Però aspetta, no, non posso saltare purtroppo nel gioco. O posso, mi slancio, non funziona. C'è una fessura. Ehi, che se... Madonna, è un po' stretto qui. Ci passo? No. Figo però. Aspetta, c'è scritto qualcosa. Ah, valvola. Eccola qui. I've seen people behind line up to the front of the building. Come noi, abbiamo visto le persone davanti, linea davanti all'edificio. More madness ask behind the watch and over by those shambling creatures that attack Zoe and I. Ah. There is no way I've been able to sneak past them and get through the front entrance. Bene, quindi ci sono le Che cos'è stato? Io non mi giro. Io non mi giro perché chi è curioso muore. There are several wooden walls way supposed to be... Vabbè, dobbiamo utilizzare. Ok, perfetto. La valvola per poter passare. Quindi ci sono delle... Non mi giro, non mi giro, non mi giro. Mi sto girando, non lo devo fare. Ci sono delle creature che proteggono l'ingresso, quindi... E sono le stesse che ci hanno attaccato all'inizio, a quanto pare. Se sono le stesse creature che hanno attaccato sia noi... Che cazzo, eh? Sia noi che la signorina Zoe. Non lo so, non ne ho idea. Cioè, sia il caro Ben e la signorina Zoe. Non lo so. Però mi sta intrigando un botto sto gioco, eh. È molto affascinante. Ora, il problema è che... Io mi sto andando a infilare in un vespaio di testa proprio. Posso? Ho
Ok, è un ringhio. Quindi immagino che non ci verrà fatto alcun male. Non è un cattivo preso. È dietro di me! No, no, ok, ok, ok. Ehi là! Minchia però, che ansia sto gioco di merda. E sì che è illuminato, eh. Tremors, sbucano dalla sabbia. Che cazzo è sta roba? The Ladder! The Ladder! Corri! Quanti sono? Uno? Uno? Uno che vale molti. Non ti girare, non ti girare. Continua, continua. Vabbè, ma sei sempre lui, è fattibile. Sta arrivando? Credo stia arrivando. Vabbè, sti cazzi, via. Sa salire le scale? Testiamo. E non c'è. A posto. Ho vinto. Easy. Easy. Più facile del previsto, vedi? Beh, il suono, l'audio, l'ansia. Ok. Ok. È possibile mai che Largan abbia fatto lo stesso identico suono del mostro? Uguale, sputato. Opla. Eccoci. Carino. Perfetto, qui dove siamo passati prima. Questa porta si può aprire, no? Che c'è scritto qui? Why I was unable to help those impersonated near the abattoir? You show me that there are more people here that haven't been turned yet. Ah, ci sono altre persone che non sono state trasformate. If I can find them, we might be able to help each other. So now is not the way out. Ah, quindi ci sono dei prigionieri. Ci sono altre persone di altri posti, di altri seminterrati. It's jammed. E come faccio ad aprire sta cacata? Devo passare di qua. Ma di nuovo? Ma non ha senso, scusa. Ah, da qui. Aspetta, Aspetta. La porta è bloccata, ragazzi. Quindi un po' di parkour male non fa. It's jammed. Non si può, è jammed. È incastonata, non si apre. Devo salire ancora? Minchia. Intricato sto posto. Grazie Daxin. Ragazzuoli, scusate per le... stasera non funzionano le notifiche delle sub, quindi io non vi sento quando sabbate, perdonatemi. Cioè, non che cambi qualcosa, perché solitamente mentre gioco non riesco a fare due cose insieme, quindi non riesco a ringraziarvi. Però in generale, grazie mille per le sub, perdonatemi. Grazie di cuore, bestiacce. Però scusatemi, ma appunto non funziona. Infatti dopo cerco di ringraziarvi tutti quanti. Vediamo, tanto ce le ho lì le notifiche. Scusatemi, ma veramente... Non so che cazzo c'ha, ma è da una settimana circa che Twitch sta dando i numeri, così come OBS. Se ci metti poi il fatto che sia una tempesta sì, una tempesta no, continua a saltare la luce. Insomma. Insomma. Che bel corridoio, Intanto mi bevo un po' di caffè. Ah, freddo. Acidulo. Come piace a me. Senza zucchero. Perché l'ho finito. Che è stato? Minchia. E se mi corre di corsa in faccia? Giustamente, se mi corre in faccia, non è che può far più di tanto. Però aspetta. No, no. It's locked. E che cazzo cambia con it's jammed? È sempre bloccato. T'ha la porta! Ma vaffanculo, va. Un biglietto. I've seen more of those siblings things that attacked Zoe and I. They don't seem to be concerned with the more docile inhabitants of this place. Ah, quindi attaccano soltanto noi, quelli svegli. Noi chiamiamoci gli svegli. Mentre i rincoglioniti non vengono ovviamente attaccati, perché evidentemente già lobotomizzati, già pronti ad essere abbattuti all'abbattitoio. Them to after anyone attempted to find them out. I've tried to fight back against them, but nothing works. All I can do is run and die.
and wait for them to move on. Bene, dobbiamo correre e nasconderci e aspettare che vadano avanti. The door in the basamento. Bene, ottimo, ottimo. Aspetta un secondo. Ma è familiare questo posto. Pare proprio casa mia. Bella la poltrona. Il sangue sugli scaffali, uguale, è proprio casa mia. Ehi là! C'è un'altra manina qui, eh? Ciappa sugli occhi. Che ci dice? C'è gente che è riuscita ad uscire da qui? Vabbè, witnesses were brought here would always carry a piece of this place with them, no matter where they go. Part of them will always remain here. We keep what we claim. Perfetto, chi è riuscito a scappare da qua comunque si porta un pezzo di questo posto con sé, e questo posto si porta un pezzo di loro. E a me? E a me che cazzo me frega? L'importante è uscire, no? Vediamo l'altro segreto incredibile. The eyes are the windows to the soul, and what passes through those windows has consequences. Witnesses is another leave and marks upon soul. Vabbè, ma sono pinchiate però. Tu mi devi dare dei segreti, no? Ste puttanate. Man with no face is patience. His work is delicate. But we will claim what is it in the end. Allora, puttanate. Non c'è altro modo per tradurre sta roba. Cazzatine. Però a quanto pare l'uomo senza faccia ritorna sempre protagonista. Boni, ma ho altri occhi da dargli? No, non ne ho altri. Qui abbiamo un ascensore. Che porta su o che porta giù? Che porta su, immagino. Serve un pezzo per questo ascensore. Sto gioco non finisce più. È più lungo del previsto. Ma credo che siamo verso la fine. Immagino. Abbiamo una carrucola. Perché sto correndo? Piano, eh? Piano, eh? Un altro occhio. Toh! Ho sentito un passo. La porta è bloccata dall'altra parte. Non va bene. Come gli anemoni di mare, i miei polmoni hanno fatto. Toh, c'è la porta per il salvataggio. Che non è positiva come cosa. Ma siamo tornati qua? È lo stesso posto di prima? Quanti salvataggi mi fai fare? Backrooms? No, figa, basta, anche qua. Questo posto si chiama le backrooms. Ma qua c'è... Ci siamo già stati? No? No, funziona così. Ok, rimani acceso. Bravo. È bloccata. La porta è bloccata. Attenzione, con calma. C'è qualcuno? No? No? Ah! Il contatore della luce. Niente. Effettivamente è meglio lasciarle accese. Ha senso. Anche se ho come la sensazione che qualcosa a breve spegnerà tutto. According to the new friends, the way... si è trovato degli amici, buon Marcus. The way out of this place is through a portal. C'è un portale per uscire da qua. This portal is apparently at the base of the abattitor. Quindi il portale è alla base dell'abbattitore, surrounded by a large jagged rock. Circondato da delle rocce ci dovrebbe essere questo portale. This makes approaching the portal from the ground impossible. However, the portal is accessible from above. Dobbiamo saltarci da sopra in questo portale, ragazzi, perché da sotto è impossibile arrivarci. He says, "I have already returned."
I'll gradually change until I become like all the others. Once I claimed by this place, I will be able to return to the real world. Ah, quindi più stiamo qua dentro, più ci trasformiamo negli uomini senza senno, boh, non lo so. Vabbè, quelli diversi da noi, dal famoso salsiccia. If I'm able to get inside the abattoir and make my way to the top, I could jump into the portal below. Honestly, I'm not sure I have the energy anymore. Ma se tutta sta roba scritta fosse una puttanata scritta dallo stesso dagli stessi stronzi che ci hanno rinchiuso qua dentro? Salve, questa porta si... Ma scusami, ma da qua noi non ci siamo arrivati. Sono un po' confuso. Sono un po' tanto confuso. Non sto capendo. Ma noi, ragazzi, da qua non ci siamo arrivati. No, 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 no. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ok, c'è un tastierino numerico. Certo, perché fino ad ora servivano le chiavi e degli occhi, adesso all'improvviso ci serve la cifra per aprire un tastierino numerico, per accedere al tastierino numerico, altrimenti non si apre la porta, che è comunque una porta di legno banalissima, che si potrebbe aprire a spallate, però no, cerchiamo questo numero, questo codice. 430... 8! 8! 8! Grazie. 4308, segnatevelo. 4308. 4308. E mo? Devo tornare ad accendere... No. Devo riaccendere la corrente. Aspetta. Aspetta. Aspetta, ci penso io. E lo faccio, guarda. In un lampo. Più veloce della luce. La stessa luce che ci serve. Oddio. Non so dove devo andare, ma vado. Di qua. Porca puttana, bastardo! Bastardo, dove cazzo sei? Pezzo di merda. Tu, bastardo. Schifo. Ste mutande, poi. Farmi sti scherzetti. Ma per chi mi hai preso? Sono un professionista, io. Qual era il codice? Qual era il codice? 4308? Che apri, 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 apri. Apri. Apri, fuori dai coglioni, chiudi la porta, va. Chiudi la porta, è tutto uguale, è tutto uguale. Benjamin Taylor. No, Itil, no, 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 no. E ride, e ride. E ride, quel cane ride, quando lo sgridi fa così. E ride, e io non riesco, mi viene da ridere pure a me, ridiamo tutti, il cane fa quel cazzo che vuole, è una strategia, lei lo sa, lei lo sa. No, 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 non venire, non venire, non ridere, non ridere, disperati. Cazzo, ti sto sgridando, disperati. E ride, ride, abbassa le orecchie e ride, scodinzola, non ci riesco. Ehi là. Scusami, potresti... mi dispiace. Non hai tipo, non lo so, una cerbottana con... E ride, continua a ridere. È incredibile, una gioia per gli occhi, per le mani. No, basta! Basta! Dai, sta passando sui cavi. Fermatela. Fermatela. The patient has met significant progress since starting the meeting. Discussing to the happen to the green environment has become much easier from him now. You understand what you want happened and... Ma non è che questo paziente, questo Benjamin Taylor, questo Ben, siamo noi che siamo ancora rinchiusi qua dentro alla ricerca di Zoe, ma ci siamo dimenticati tutto perché il tempo ci sta logorando in questa realtà. Un artista, uno sceneggiatore. Non mi giro, continuo. È tutto uguale!
No, 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 aspetta! Non può venire di qua. Sono nella safe zone. Vaffanculo. Ok, ragazzi. E con questo meraviglioso... questa meravigliosa scena io chiudo. Lo continueremo la prossima volta, tanto il salvataggio è qua. Guarda, salvo di nuovo. Dovremo concludere la prossima volta qui alle backrooms, che ritornano sovrane e ormai sono le protagoniste di quest'era horror nei videogiochi. Però gradisco, sinceramente gradisco. Prossima volta lo continuiamo, lo andiamo a concludere, ok? Mi sta piacendo un sacco, non gli avrei dato più di tanto perché, sai, non lo so, l'ho visto lì così su Steam, ma cazzo, non potevo immaginare potesse essere così stratificato ed è fottutamente horror. Certo, non è che succeda più di tanto rispetto agli altri giochi horror, però la storia c'è, l'ambientazione pure, la grafica secondo me nel suo genere è eccezionale e io l'adoro. Se avete poi da consigliarmi qualche altro giochino, così, quindi con la pixel art, diciamo, stile PSX, horror, con questa patina creepy, anche molto gore, un po' come questo, fatelo, perché io più che volentieri li porto in live. Vi ricordo a voi sub che avete Telegram, scriveteci lì, se no altrimenti c'è Instagram, però su Instagram facciamo più fatica a rispondervi perché solitamente ci scrivete in 1200 ogni ora, perciò è un po' un macello. Detto ciò, per chi rimane facciamo le quattro chiacchiere, per chi sta andando buonanotte. Domani c'è in live, portiamo Blasphemous, quindi siateci, e dopodomani invece continuiamo We Were Here Forever, perché venerdì facciamo We Were Here Forever. Ha giudicato appunto che la serata con i buon nervi la portiamo settimana prossima. Va bene, Ok, io mi ero fatto, ma metto un po' di musica, mi devo rilassare, vaffanculo, con calma. Pace dei sensi. Minchia. Guarda, abbiamo 3 minuti di video da reactare, nel mentre metto un po' di musica. Ci sono novità su Spider-Man, io li faccio domenica, tutte le domeniche? Wow! Beh, ci sta ragazzi, ci sta. Scegliete un giorno della settimana, quello sarà il vostro compleanno. E ogni settimana sarà il vostro compleanno. Io non sono nato, inquietante. Come Gesù, esatto, anche Gesù è nato ad ogni settimana. Il giorno di Gesù. Allora, però ragazzi, volevo vedere con voi questo incredibile ed entusiasmante video, quasi direi rivelatorio, di 5 curiosità su Spider-Man, uno di quei classici video che dicono 5 cose che non sai, e poi tu le sai palesemente, le hai capite non solo dal trailer, ma hai anche giocato i giochi precedenti e sai perfettamente che ci saranno. Però sono 5 curiosità su Spider-Man 2, siete pronti? Il nuovo gioco in esclusiva che sta per uscire per PSX, per PlayStation 5, scusatemi, che noi ovviamente faremo forse una serie, non lo so, vedremo. C'è ancora sto mistero della cooperativa, no, su questo gioco, però adesso vediamo un po' direttamente da Ivrieie, che ci spiegano un pochino cose che non sappiamo su Spider-Man. Intanto, prima cosa che ve la devo chiedere, vi piacciono i costumi? Vi piacciono i costumi di Spider-Man Marvel? Spider-Man's Marvel? Come si dice? Allora, Spider-Man è uno, Spider-Man e sono due. Geniale. E potevano chiamarlo Spider-Man, effettivamente. Manny, sì, no, no, no. No, ci stanno dai. Allora, attenzione, devo essere sincero, la rivisitazione del pupazzone Peter Parker a me non dispiace per niente, se non fosse che va a riprendere un po' troppo la bandiera americana, quindi il ragno bianco per me fa cagare, l'avrei fatto blu anziché bianco a sto punto, quindi rosso con ragno blu, perché sì, perché secondo me ha più senso, così sembra più che altro una sneaker, sembra più che altro una scarpa, però effettivamente ci sta, mi piacciono gli occhi che vanno a riprendere quelli che sono gli occhi di Tom Holland, che gli danno quelle espressività dello Spider-Man di Tom Holland, che gli danno quelle espressività lì che soltanto la Disney è riuscita a dargli effettivamente, un po' troppo amichevole come uomo ragno, però nel suo insieme mi piace, anche questo taglio qua tipo bretelle, poi ci sono anche queste linee grigie che vanno a riprendere le ragnatele, niente male. Però ripeto, il ragno sul petto, troppo grosso uno, due bianco mi fa schifo, non c'entra niente, cioè se guardate il bianco c'è soltanto nell'ottica degli occhiali e basta, è sotto le scarpe e
sulle mani, sull'impugnatura, le nocche bianche. Quella roba lì, ragazzi, fa cagare. Ora, io capisco che sia più un'armatura che una tuta, ci sta in un concetto di fumetto dove lui crea dei gadget, quindi è un'armatura che ha del silicone rinforzato con, adesso non mi ricordo come cazzo era, vabbè, e quindi c'ha anche delle nocche fatte apposta per menare le mani, però a me fa cagare, a me vedere quella roba lì sulle mani così bianca che arriva fin qua mi fa un po' schifo. Ripeto, dovrebbe riprendere una ragnatela, dovrebbe ricordare il ragno, però paradossalmente a me non mi ricorda per niente un ragno. E vabbè, e questo è Peter Parker, quindi eccetto qualche dettaglio, nel suo insieme ci sta. Miles Morales a me fa cagare. Questo abbinamento di rosso e nero mi fa disgusto. Mi piace la parte dietro, che sembra tipo un... come si chiama? Sembra il materiale delle palle da basket, ci sta. Beh, d'altronde è un rapper lui, quindi lo posso anche capire. Bella la maschera, però ragazzi, a me sto rosso qua acceso col nero così non mi piace per un cazzo. Però è anche vero che è così pure nel fumetto, quindi alla fin fine, bene o male, la cosa che mi disgusta di entrambi, perché tutte e due ce l'hanno, è sto cinturone di plastica, che c'hanno sta cinturone di plastica finta qua sulla vita che non si può vedere. Ci fossero tipo dei gadget o gli spara ragnatela, dico ok, ma così è completamente inutile e dà pure fastidio, quindi non lo so. Miles è stupendo, non concordo proprio per un cazzo, guarda, proprio per niente. Tra l'altro così risaltano ancora di più gli occhi e li trovo abbastanza non lo so ragazzi. Sentiamo cosa dice qua la signorina. Curiosità, chiamiamola curiosità perché non è riportato il suo nome. Prego, prego. Un vero colossal, decisamente più grande del primo, ma non per questo più longevo. Aspetta che alzo il volume ancora. No, non è che stia imitando una giraffa, ragazzi. Il problema è che ho la cassa del monitor che è proprio nel punto esatto a rompere i coglioni davanti alla regolazione del volume, quindi non riesco a farlo. Evo. Dopo avervi parlato delle novità del gameplay, ora vogliamo segnalarvi 5... Eccolo Venom. Eccolo, il buon Venom. Aspetta, rivediamolo. Segnalarvi 5... Non riesco, non sono capace. Vabbè, l'avete visto. Cose che vale assolutamente la pena conoscere. Attenzione. Lo Spider-Man nero col simbionte non mi dispiaceva. Cioè, all'inizio mi faceva un po' cagare. Adesso non mi dispiaciucchia. Però... A parte che sto notando adesso che c'è Spider-Man e c'è qui Kraven, quindi non si stanno menando. Quindi probabilmente il buon Spider-Man col simbionte diventa cattivo, probabilmente si arruola col cattivo e probabilmente poi il buon Miles dovrà picchiarlo per riportare Peter indietro e poi il simbionte si unirà a Henry Osborn, non so per quale cazzo di motivo, però questa è la storia in questo fumetto, in questo universo, che ci sta comunque, lo rivoluziona un po', altrimenti sarebbe... Cioè, altrimenti ragazzi sapremo tutti quanti la storia, ci può stare. Devo dire che ci sta. Non dimenticate di iscrivervi al canale perché abbiamo tanto altro da raccontarvi. Perché abbiamo tanto altro da raccontarvi. Marvel Spider-Man 2 offre l'opportunità di controllare entrambi gli amichevoli ragnetti di quartiere, ossia Peter Parker e Miles Morales. Ognuno dei quali caratterizzato da poteri distintivi. Il simbionte per il primo e la bio... Attenzione, scusatemi. Giovi Boni dice: Dino, fai il bravo, saluta la ragazza a cui ho regalato l'abbonamento. È nuova, non fare maleducato. E magari la ragazza non lo voleva l'abbonamento. Come facciamo adesso? Comunque grazie, bestiaccia, grazie. Te ragazza sai chi ringraziare. Vedi, è tutto un circolo. Elettricità per il secondo. Potrete persino passare da uno all'altro in qualsiasi momento dell'open world, con transizioni fulminee rese possibili a detta di... Ma che è sto schifo? È New York? Cos'è? Che quartiere è? Ma che cazzo è successo? Mine rese possibili a detta di Insomniac Games dal potente hardware di PlayStation, esattamente come i salti nelle dimensioni di Ratchet & Clank Rift Apart. Ma non è finita qui. Mentre sarete al comando di uno dei due, potrebbe capitarvi di imbattervi nel vostro collega in giro per New York. Bello, alla GTA, carino, questa è una figata. Quindi mentre sei lì, che magari sei nel Queens con Miles, anzi con Peter, incontri Miles che imbratta i muri. O compone un sonetto rap. Mentre compie qualche azione specifica o addirittura mentre è impegnato a fermare un crimine, come confermato dall'animation director del gioco. Yes, there are time.
La voce della tipa mi fa prudere le mani. Guarda, concordo. Cerca di resistere. Ma chi è sto qua? Mentre esplori la città puoi vedere l'altro Spider-Man mentre fa qualcosa o sta sventando un crimine. Non che lo sta compiendo il crimine, twist. You can see the other Spider-Man sometimes actively doing something or stopping a crime. E beh, carina sta roba. L'aspetto tecnico ha sempre rivestito un ruolo di primaria importanza nella... Ma che cazzo succede? Ma spoiler! Ma porca puttana! Ma che cazzo... Ma a me ste cose mi fanno girare i coglioni. Every eye, Dio... Allora, e adesso qui mi incazzo. Ma non mi devi far vedere ste immagini. Ma fammi vedere le cose che c'è in stock. Porca puttana, mi stai facendo vedere il momento clou in cui palesemente il simbionte si lega ad Harry. Ma mi fai girare i coglioni. Ma ogni sacrosanta volta, ogni cazzo di volta, ogni volta che c'è un nuovo gioco. E io voglio avere qualche curiosità in più. Cioè non è che voglio semplicemente avere... Oh, ti devono spoilerare con le immagini che cazzo succede. E ti dicono tutto il cazzo di gioco. Ma come vestito, dai, sembra un rincoglionito. Ma che... La produzione degli sviluppatori californiani. E dunque Marvel Spider-Man 2 proseguirà la tradizione, mettendo a disposizione ben 3 modalità grafiche, tutte munite di ray tracing. Ray tracing? Una a 30 fps che privilegia l'aspetto visivo. Una 60... Vabbè, ma l'aspetto visivo lo si poteva privilegiare anche prima. Uno 4K 30 oppure 4K 60 fps senza ray tracing attivo. Vabbè, sti cazzi, sta roba qua l'avevamo già vista. Vabbè, andiamo avanti. FPS che strizza l'occhio alla performance. Ma com'è conciato, Miles? Ma capisci che io mi arrabbio? Ora io ti voglio incontrare, te, che dirai sì, che figata, ci sta, e gli metti addosso sta roba, sto pigiama. Ma che cazzo di colori sono? Ma è indecente un gioco con un personaggio del genere così. Ma mi fa schifo, mi fa. Cos'è sto swag qua? Ma non si può guardare, dai. Dai. Che strizza l'occhio alla performance e l'ultima. Ma è uno schifo, Ma sparateli, non c'è veramente qualcuno. No, uno di voi criminali, ma non avete le armi, ma sparate! Progettata per i pannelli a 120 Hz. Per non farsi mancare niente, il gioco supporterà anche. Madonna mia, ma è Mary Jane, è oscena. Ma che gli hanno fatto a Mary Jane? Niente, il gioco supporterà. È invecchiata ancora. Che puttana, ma ogni gioco di Spider-Man invecchia sempre peggio. Terrà anche il VRR, abbreviazione di Variable Refresh Rate. Eh? La cura nella selezione dei costumi. Dio mio, scusa, Dio santo. No, non ci siamo. Vabbè ragazzi, ripeto, è bello Spider-Man India qui. Motherfucker. Riprendo ovviamente quelli dei fumetti, sono una rivisitazione, non mi fa impazzire carini quattro occhi qua, purtroppo li odio, li detesto tutti allo stesso modo, come i figli li odi tutti quanti in egual misura, vabbè ragazzi, che dire, mi attengo al classico e poi appena sblocco il vestito di Sam Raimi gli piazzo su quello e gioco tutto il tempo con quello, mi pare ovvio. Nella selezione dei costumi e l'abbondanza degli... C'è anche il costume di Tommy Maguire e di Spider-Man 3, e infatti, immagino. Sì, hanno indubbiamente contribuito al successo della serie. Per questo motivo Marvel Spider-Man 2 non sarà da meno. Saranno ben 65 i costumi sbloccabili. 65 i costumi sbloccabili. L'importante è che mi metti meccaniche nuove, perché io posso capire i costumi, ma una certa che sia il fulcro di tutto il gioco... mi cago un po' le palle. Sono particolari? Sì, sono raffinati. Ne volevo 69, giusto. Per i due ragnetti durante l'avventura, tra i quali figure... Oddio, quanti erano quelli in Spider-Man, nel primo Spider-Man, ragazzi, di costumi? Una cinquantina? No, una trentina forse. 65 sono tanti, Comunque c'è, ovviamente per platinare il gioco devi sbloccare tutti quanti i costumi, e per farlo, una ventina, ok. E per farlo, per ogni costume ha anche delle sfide, quindi... Il platino di Spider-Man io l'ho gradito, è stato veramente divertente da fare. È un gioco, ve l'ho detto, è un gioco di una natura semplice ed è un gioco stupido, passatemi il termine, non lo sto, cioè, non è che sto dicendo che sia un gioco di merda, sto dicendo nella sua natura semplice ti coinvolge e ti diverte, ti dà proprio, ti toglie quell'ora lì, è proprio un videogioco, cioè tu entri, giochi, ti distrai con la trama che comunque non è chissà che, ma ti prende e niente, poi c'è la gatta nera. Andiamo avanti. Saranno sia creazioni originali di Insomniac Games, sia repliche ispirate a fumetti e film, incluso l'iconico costume nero indossato da Tobey Maguire nello Spider-Man 3 di Sam... E 3, che ripetiamo, che c'è il costume nero di Tobey Maguire, perfetto.
Raimi. Come se non bastasse, i costumi potranno perfino essere personalizzati nello stile e... Come i costumi potranno essere personalizzati? Nei colori. Un'opportunità che porta a 200 il numero delle possibili alternative. Beh, adesso c'è il meme di Peter Parker. Mi sembra familiare. Allora cazzo sì. Fighissimo. Cazzo c'entra Starfield. Spider-Man giallo, ecco. Beh. Un infarto. No, Spider-Man... Mamma mia, ragazzi. Spider-Man 3, quando Tobey Maguire vede le foto truccate da Eddie Brock, e c'è lo Spider-Man nero, Twitch contestualizza, si tratta solo del colore, sta, a quanto pare, compiendo un atto criminoso tra le strade di New York, ed è ovviamente un'immagine photoshoppata, e c'è lui, che tra l'altro che si vede benissimo il costume di Spider-Man che ciccia fuori dal bavero della camicia, e lui che fa, quelle immagini mi sembrano familiari, c'è quel pezzo lì che recita da ca, Tobey Maguire non sa recitare, non è capace di recitare, lo adoro per questo, è come Nicolas Cage, non sa recitare, però deve recitare, ha un pelo in bocca. Di Tobey Maguire. Instagram è Bully Maguire, sì. Puh, ma che è? I peli del cane in bocca, incredibile. Però era perfetto, era. Come confermato da Jacinda Chiu, senior art director. Che cazzo è Jacinda Chiu? Director di Insomniac, nel corso dell'avventura avrete modo di esplorare le zone di origine di Peter Parker e Miles Morales, collocate zone di origine a Queens e a Brooklyn. Ecco, e qui mi voglio soffermare su questo meraviglioso simbolo che nel cielo si desta, come una sorta di presagio oscuro. Mi ricorda molto il simbolo, a qualcuno ha detto, è l'occhio di Agamotto del nostro caro Dottor Strano? No, a me ricorda invece, perché, attenzione, siccome è più preso dal fumetto questo videogioco che dagli Avengers in generale, dalla Marvel, della Disney, qui è Sony è diverso, Sony si vuole staccare dalla Disney, nonostante ovviamente per ovvi motivi ha dato i diritti di Spider-Man alla Disney per poter coinvolgere il personaggio negli Avengers. Però originariamente sto cazzo di occhio di Agamotto, a parte che non è fatto così, ma poi è diverso, cioè questo è proprio l'occhio di Mysterio, il personaggio con la palla della boccia di vetro in testa, che io adoro, tra l'altro un personaggio fighissimo, con una storia bellissima, che spero vivamente di incontrare, voglio vedere, sono curioso di sapere come è fatto, come l'hanno fatto e qual è la sua storia, e se è Eddie Brock mi incazzo, perché dato che hanno cambiato tutti i personaggi... Eri introdotti appositamente per questo secondo... Ora, invece, sta roba qua mi ricorda quella rincoglionita che c'era nel primo capitolo. Questa palla qua... Com'è che si chiamava? Scrabble? Mamma mia, non la sopporto. No, Re Mysterio. Com'è che si chiamava, ragazzi? Oh, no, Silver Sable. Sapete che c'era quella tizia nel primo Spider-Man. Non è Spider-Man il film, è Spider-Man della Marvel. Per PlayStation 4, che c'era quella tizia rompicoglioni che faceva la... No, fermi, non Quentin Black. No, il prequel di questo, ragazzi, Spider-Man 1, che c'era la tizia che faceva gli hacker, esatto, rompeva i coglioni a Spider-Man, la perseguitava. Scrubble, sì. Scrubble, ovulo, perfetto. È vero, però. Sì, la vita si genera adesso da lì. Spider-Man 1, no, fermi. Scrubble è un personaggio odioso nel gioco, non so se ve lo ricordate, è una stronza che faceva i trabocchetti all'uomo ragno perché aveva un canale Twitch e in sostanza il suo scopo era quello di portare più gente in live, quindi attirava Spider-Man con falsi crimini e poi dopo addirittura ha tentato la sua vita e poi dopo appunto cercava di filmarlo in qualche modo. La streamer del cazzo, una collega, sì. Che poi è stata ciuffata dal buon Spider-Man. E faceva ste robe qui. Capitolo. Nei panni di Capitolo. Peter potrete visitare la casa di zia May, tra le cui mura ha trascorso l'infanzia. Alla zia May? Avvertirete la presenza della sua amata parente, così come il tocco che Peter ha infuso nel... La presenza della sua amata parente? Ma chi è questa amata parente? Tocco che Peter ha infuso nel... Ecco, non è che Mysterio sto qua. Così come il tocco che Peter ha infuso...
Io non so perché. Non so chi cazzo sia, ma mi puzza di Mysterio. Spero di no. Perché? È vestito, ha senso, è vestito di viola con il robo, cioè, a me lo ricorda. Sembra vestito da regista teatrale. Ha senso, Mysterio faceva quello come concetto. E Jenny Sevastano? Sì. Le facce? Sì. Sì, è lui. Vedi? Non lo so, nell'abitazione. Nel caso e poi chi di cazzo Miles è quella? Invece a girarvi di Miles pot- fermi. Fermi. Fuso nell'abitazione. Chi è questa qua? V per Vendetta? Chi cazzo è? Ha delle catene. Madonna, mi è venuto un infarto. Pensavo fosse Daredevil. Per un secondo, però no, è una donna questa. Se Daredevil me lo fanno donna. Ovviamente sarò felicissimo della cosa. Sarò estremamente felice della cosa. Ok, sarò molto contento di ciò. Non vedo proprio l'ora. È la figlia di Carnage che l'ha deciso. Ah, Yuri Watanabe? Ma perché? È diventata stronza? E ha preso fuoco? Sarà la gatta? No, e aveva i capelli bianchi fino al culo? Non credo. È Paolo. Basta, Andrea, hai rotto i coglioni. Te lo dico col cuore, hai rotto i coglioni. Perché io poi ti leggo, perché penso che tu dia una vera risposta seria, e tu rispondi ormai con sto è Paolo, sperando che diventi meme dell'internet. Ripeto, non lo diventerà. Non lo diventerà. Smettila. Andiamo avanti. Nel caso di Miles potrete invece aggirarvi. Ah, vedi, va proprio a quartieri. Che cazzo è una foglia? È una foglia o un supereroe? È la piuma di Forrest Gump. Che cazzo ho visto? Cos'era sto svozzolamento qua? Preparatevi. Potrete invece aggirarvi tra i corridoi della Brooklyn Visions High School. Cioè, ma scusate. Se io tolgo il volume per un attimo, è proprio la foglia di Forrest Gump. Manca Forrest Gump seduto sulla panchina sotto. È proprio quella. Rimetto. Sarete abbastanza bravi da scovarli tutti? Chi? Infine, cosa, ci mi sono perso teniamo ad offrirvi qualche anticipazione sulla longevità. Quanto nell'ambito dura? Nell'ambito delle interviste pre-lancio, il direttore creativo Brian Intihar ha affermato che Marvel Spider-Man 2 avrà su per giù la stessa durata del primo capitolo della serie. Dunque preparatevi ad investire indicativamente lo stesso tempo che avete già trascorso. Bene. Quanto dura? Quanto dura? Lo sviluppatore ha detto che avrà la stessa durata del primo. Dunque aspettatevi di giocare la stessa durata. Quanto cazzo dura? Dimmi in cifra! Su Marvel Spider-Man del 2018. Dimmi la cifra! Quanto tempo avete trascorso a Manhattan? Il numero! Semplicemente non avete mai giocato al primo capitolo? Allora aspettatevi una campagna di circa 15-20 ore. Oh! ore per completare la campagna principale, però se volete invece completarlo tutto, secondo me durerà sempre una quarantina di ore. C'è il platino, una quarantina di ore, 30-40 ore, 15-20 per la campagna. Comunque, attenzione, poco. Io lo dico tranquillamente, un po' poco. Allora, attenzione all'attenzione, è anche vero che è un gioco che ha delle meccaniche molto basilari che potrebbero stancare dopo un po', quindi dopo tot ore ti sei rotto le palle, però, quindi ci può anche stare che dura una trentina di ore. Però per un gioco, considerando che è un gioco con due personaggi, io mi aspettavo almeno una campagna di 30 ore fisse, per i cazzi suoi, con completamento al 100%, arrivare che ti porta alla quarantina, cinquantina, sessantina d'ore. Io poi, boh, non lo so. O 35, qualora vi venisse voglia di sbloccare tutto quello che il gioco avrà da 35 offrire. Dettagli più precisi tutto. Potremo scoprirli solamente quando il conoscendo gioco la mia incapacità probabilmente scaffali, un po' di più. Il 20 ottobre. Venom il mostro, c'è scritto qui. Vabbè ragazzuoli, volevo vedere con voi questo video, poi al massimo approfondiremo meglio pian piano quel cazzo che c'è.
Una settimana con il Tamagotchi, video di Yotobi. 9 minuti e 19, un tuffo nel passato, mentre lui dà da mangiare al Tamagotchi per una settimana. Karim. Caro Karim. Qui in ufficio io ho un magazzino che si sta sempre più velocemente riempiendo di roba. Sono videogiochi... Karim, abbiamo capito che sei malinconico, ma basta, ti prego. Non interessa a nessuno, cioè... Basta. Oddio. Non interessa a me, perché poi c'hai 184.000 visualizzazioni sotto questo video messo 2 giorni fa. Arriverai circa palesemente a 1 milione di visualizzazioni. Mi fa piacere per te, ma basta, per favore. Basta. Abbiamo capito che abbiamo tutti 30 anni. Basta, ti prego. Ci fai male, cioè, mi stai facendo male. Ogni video è un tuffo nel passato. Passato che non voglio ricordare. Non voglio ricordare. Ti piacciono gli aschi? No, sono territoriali e parlano. Mi danno fastidio. Mi sento osservata quando guardi la telecamera. Già. We were here together almeno 15 ore. Devo diventare un taglia ciglia, Dio buono. Perché se come me avete delle ciglia lunghe e voluminose, queste sbattono sugli occhiali. Gli occhiali si insozziscono. E io detesto sta roba. Non vedo. Non so cosa stiate scrivendo, ragazzi. Perdonatemi. Un giorno voglio parlare di YouTube Italia. Che non, attenzione, YouTube Italia, ragazzi, non sono colleghi. I colleghi sono gli streamer, nel nostro caso. E di quelli non parlo perché non guardo Twitch. Cioè, noi ci mettiamo in live, ma almeno io non guardo Twitch. Guardo più che altro YouTube. Quindi un giorno voglio parlare di YouTube Italia e di quello che per me è il contenuto che c'è su YouTube. Un giorno lo faremo. Se fossi una donna avresti un grosso pregio. Ok. Cosa? Ah, le ciglia, ti giuro. Perdonatemi, il mio cervello funziona così, ragazzi. Dico una roba, poi voi rispondete a quella roba, nel mentre ne ho detto un'altra mi sono dimenticato quello che ho detto prima, quindi stavo cercando di capire che cazzo c'entrasse YouTube Italia. Beh, in realtà però ha senso questa frase che hai detto anche con YouTube Italia. Ed Infinitum è uscito su PlayStation 5. Ma come, è uscito? Ma ad Infinitum è uscito, ma non doveva uscire alla fine di quest'anno, di questo mese? Andrea! Allora, vi faccio vedere... Allora, fermi, una roba alla volta. Intanto, ad Infinitum... Il 14, che cazzo ho scritto? Porca puttana! Sto guardando su Steam adesso, Andrea, ma è uscito, È uscito. Ma non è vero, il 14, ma non è vero. È uscito. Non è questo, ragazzi. 14 settembre. E Dio bano, siamo al 20, Andrea. Ma guarda, ma è uscito, Andrea, scusami. Non è vero il 14, siamo al 20. Cazzo, dovevamo portarlo? Ragazzi, settimana prossima portiamo ad Infinitum. Vedi, perché io continuavo a dire, ma io mi ricordo che è uscito un gioco che dovevamo portare, ma anche lui, per carità, continuavo a dire, sì, è vero, c'è un gioco, e non ci siamo ricordati che era ad Infinitum. Non era dicembre, no, era settembre, ragazzi. Questo è un gioco horror che dobbiamo portare, molto, molto carino, che parla ambientazione Prima Guerra Mondiale, guerra di trincee, ovviamente. Il protagonista impazzisce in questa sorta di... Bene, ma che bello, fighissimo, mi piace un botto. Questa sua follia, non si capisce se sia reale o no ciò che vede, probabilmente non lo è. E dobbiamo sopravvivere in trincea, mentre questi mostri, frutto probabilmente della nostra, appunto, mente malata e turbata, ci inseguono. È veramente figo, non vedo l'ora che esca. Tra l'altro queste immagini sono nuove, non le avevo manco viste e mi intriga ancora di più. Ma che roba? Madonna, fighissimo. Questo non vedo l'ora che esca, ragazzi. Cioè, è già uscito, quindi capisci. E noi sei lì a giocare a The Door in Debasamento. Ma porca puttana, dobbiamo portare ad Infinitum. Adesso, guarda, quasi quasi venerdì, col cazzo che facciamo We Were Here Forever e gioco ad Infinitum. Come la mettiamo? Come cazzo la mettiamo? Mamma mia, che nervi. Comunque lo portiamo settimana prossima, questo, ragazzi. Abbiate pazienza. Nel mentre cerco il tappo della roba in caduta.
qua. No, comunque venerdì facciamo We Are Real Forever. Poi volevo farvi vedere invece un altro giochino che voglio portare con Andrea, ma è una cazzatina, eh? Non so quanto possa essere bello. Si chiama Humanities. Adesso ti spiego. È un gioco cooperativo che va a riprendere Project Zomboid. Aspetta, vi metto la musica che fa effetto. È una sorta di Project Zomboid, e misto ovviamente a DayZ, come cazzo si chiama, con visuale isometrica dall'alto, grafica un pochino più realistica rispetto a quella pixelosa di Project Zomboid, però è proprio Project Zomboid in full HD, mettiamola così. Devi costruirti il tuo rifugio, la costruzione è completa, quindi dalle pareti ai cancelli, alle trappole, tutto. Devi sopravvivere, devi lootare quello che trovi in giro, è cooperativo fino a credo 4 giocatori. E anche questo sinceramente mi intriga, bisogna vedere, perché probabilmente è il giochino sugli zombie che stavo aspettando più o meno, perché non ne vedevo uno fatto bene da un bel po'. Però ripeto, non so quanto possa effettivamente essere figo, speriamo, vedremo. Ovviamente rigorosamente da giocare col mouse, perché altrimenti è impossibile. Humanities. Sembra barese. È un gioco di sopravvivenza in cooperativa top-down, open world, ambientato in un mondo distrutto da una pandemia, da un'epidemia di zombie. Nelle vesti di uno dei pochi sopravvissuti umani, cerca di resistere il più umanamente possibile. Non puoi cambiare il passato, ma il futuro sì. Quindi, appunto, un gioco di sopravvivenza in cooperativa top-down. Top-down. Quindi, anche questo sicuramente lo porteremo. Tra i consigliati c'è scritto che è simile a Son of the Forest. Non è vero, Steam è ubriaco. Allora, bestiacce, si è fatto tardi, sono le 35. Allora, fate i bravi, fate i buoni, io vi ringrazio di tutto, spero che vi siate divertiti. Grazie per le sub, perdonatemi che stasera non sono riuscito a ringraziarvi. Spero che il gioco, The Door in the Basement, vi stia piacendo. A me sta piacendo molto. Ad Infinitum ci aspetta lì dietro l'angolo. L'Infinitum è dietro l'angolum. Domani, scusatemi, settimana prossima lo giocheremo. Domani Blasphemous. Venerdì, serata cooperativa con We Were Here Friendship Together Fuck Each Other. E poi lunedì si parte con Horror Night, serata cooperativa anche col buon Nervi. Guarda, di tutto e di più, di tutto e di più. E nel mentre si avvicina il buon Spider-Man e sta per uscire un video curioso che sto facendo su YouTube che potrebbe interessarvi, riguarda la mia libreria di Stay I Am. Grazie di ogni cosa, ragazzi, veramente. Grazie, perdonatemi ancora per i disagi che vi ho causato. Ah!